Sportivi siciliani, ben ritrovati anche per questa puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in onda, come tutti ben sanno, ogni domenica a partire dalle 18.30 sino alle 20.30 e poi la replica il lunedì sera a partire come al solito dalle 23.30. Vi ricordo che dalle 20 in poi lo spazio di Penalty diventa i campioni di Penalty e questa settimana sono particolarmente contento perché racconteremo la storia di uno dei più grandi centrocampisti degli anni 80 e degli anni 90, ovvero Lothar Matthäus. La puntata di Penalty, come al solito, racconta soprattutto i campionati dilettantistici, come tutti ben sanno, e come tutti ben sanno raccontiamo chiaramente la Serie D, i due gironi di eccellenza, i quattro di promozione e anche 4 su 7 dei gironi del campionato di prima categoria. Un saluto anche a tutti gli amici di Facebook che stanno seguendo la nostra puntata, naturalmente sulla pagina Tortorici Ettore. Vado subito a presentare i due ospiti che saranno con noi nella puntata numero 10 di Penalty. Abbiamo l'attaccante d'oro della città di Masca Lucia, ovvero Emanuele Garozzo. Ciao Emanuele, ben trovato. Ciao Ettore, grazie. Contento a metà. Poteva andare meglio però. Poteva andare meglio, vabbè, contento a metà. Chiaramente una città comunque di Masca Lucia che secondo me sta facendo un campionato spaziale. Sì, sì, stiamo facendo quello che si aspettava bene o male dall'inizio. Ieri potevamo dare qualcosina in più, però ci racconterai poi nei dettagli la sconfitta che purtroppo comunque non pregiudica la stagione. No. E invece chi da qualche settimana zoppica, però rimane sempre al secondo posto nel suo girone di prima categoria è l'allenatore della città di Calatabiano, Eugenio Luvito. Ciao Eugenio, ben trovato. È andata un buonuccio? Come possiamo classificare la tua partita? Una domenica amara. Una domenica amara, giusto. Una domenica amara che ha permesso al buon Atletico Messina di avvicinarsi a un punto. Restiamo al secondo posto. Diciamo che ormai è un gioco soltanto fra voi e Atletico Messina per quanto riguarda i playoff, perché il Valdinisi è già andato via, sì, anche sì, da sì, troppo sì. tempo. Sta andando via, stanno lavorando bene già da 3 anni, non da quest'anno. Concordo. È tutto programmato e i risultati si vedono. Benissimo, allora parliamo subito del campionato di Serie D, lo facciamo con i risultati di questa seconda giornata di ritorno. Abbiamo la schermata, eccola qui: Cerina Ciriale 1-1, Bari batte San Cataldese 2-1, Palmese e Castrovillari 0-0, Gela batte Città di Messina 1-0, Cittanovese batte Rotonda 1-0, Messina batte Gia Virtus 3-0, Portici batte Locri 5-1, pareggio tra Roccella e Marsala 1-1 ed infine Troina batte Turris 2-1. Un'altra ennesima vittoria del Bari che vola sempre di più verso la Lega Pro. Subito la classifica, dove appunto la squadra pugliese pilota questo girone D, questa serie D del girone I, con 49 punti, 38 per la Turris Calcio, 31 per il Marsala, 28 per Castrovillari e Gela, con la Cittanovese, 27 per il Portici, 26 Palmese e Nocerina, 24 il Troina con la Ciriale, 22 per la San Cataldese insieme alla Città di Messina, all'Ocri e a Roccella. Infine il Messina con 20 punti, 14 per l'Igea Virtus, chiude la classifica il Rotonda con 10 punti. Abbiamo anche il tabellino del prossimo turno, si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 20 gennaio, questi gli incontri: Cittanovese Bari, Marsala Messina, Città di Messina Nocerina, Igea Virtus Palmese, Gela Portici, Locri Roccella, Aciriale Rotonda, Turris San Cataldese ed infine Castrovillari Troina. È una Serie D chiaramente che in questo momento è stradominata dal Bari, le squadre siciliane si stanno discretamente comportando bene e c'è stato un derby proprio in anticipo sabato, si è giocato a Gela, anzi non esattamente a Gela perché il campo di Gela è inagibile, ma l'incontro che si è disputato è stato un incontro molto interessante e ha visto la squadra gelese vincere per 1-0 contro il Città di Messina. Guardiamo il servizio. Va in scena sul neutro del Valentino Mazzola l'anticipo della 19ª giornata del campionato di Serie D. Ben ritrovati amici della Wii Sport, Città di Messina cerca riscatto contro il Gela. La formazione giallorossa infatti nell'ultimo turno ha trovato la seconda sconfitta consecutiva, quella per 1-0 contro la Palmese. Dal canto suo il Gela invece ha pareggiato per 0-0 contro l'Igea Virtus. Partiamo dunque col film del primo tempo che si apre proprio con il Città di Messina in avanti. Pallone che viene qui allargato verso Quintoni dall'out mancino, arriva lo spiovente verso Codagnone che riesce a deviare. La sfera arriva sul palo ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco ravvisata dall'assistente del direttore di gara Lovison di Padova, che in questo caso è stato ben consigliato.
dal direttore di linea, ancora in avanti, stavolta il Gela che prova la conclusione dalla distanza, la sfera si perde di poco alta sopra la traversa di Berikashvili, continuano ad attaccare i padroni di casa, qui un batti ribatti favorisce Souè che va a conclusione con il destro. Riesce a distendersi sulla sua sinistra Berikashvili che non ha alcun problema, ne avrà qualcuno in più invece sul calcio punizione da parte di Misale. La sfera finisce ancora una volta a centimetri dal palo, ancora il Città dall'out destro, Fofana prova a sfondare, mette il pallone dentro, allontanato dalla difesa del Gela sui piedi di Nicosia che sballa il mancino ampiamente al di là della porta, difesa da Castaldo, finirà così allora il primo tempo 0-0, è tanto freddo, poche emozioni. È un Città di Messina che proverà subito a rendersi pericolosa. Qui con Dama, rimessa laterale verso Ferraù che mette dentro per Codagnone. Il colpo di testa a centimetri dal palo. Alessandro Codagnone sfiora il gol del vantaggio. È un Città di Messina che sembra totalmente diverso dal secondo tempo, ma proprio sul più bello. Bombara Seve Bellopete, ancora freddo. Il neo entrato va a servire inavvertitamente. Il Gela che ringrazia. Il destro da parte di Reducci viene solo deviato da Berikashvili. E il gol del vantaggio della formazione locale mitraglietta per il numero 2 del Gela ed è il vantaggio al 56esimo. Pesa l'errore individuale della difesa giallorossa, ma è ancora il Gela che adesso prova ad approfittare della sbandata del Città. Cross sul secondo palo, Souè. Stavolta se l'è divorato l'attaccante del Gela. Il gol che sembrava facile, facile per il raddoppio. Cambia qualcosa, mister Musiano. Dentro anche Pasquale Princi. Occhio però al primo episodio, dubbio perché Codagnone troverebbe il gol in rovesciata. Ma è tutto fermo per presunto fallo in attacco di Alessandro Codagnone. Le nostre immagini vanno totalmente a smentire la decisione arbitrale. In questo caso sarebbe stato il gol del pareggio, ma il Città non si disunisce con Ferraù che va al mancino potente. Vola Castaldo e mette il pallone in calcio d'angolo. Ma che bella giocata per il numero 10 del Città di Messina che qui si dispera. Princi prova a dialogare, la sfera torna sui piedi del numero 20 Calesio, va ad anticipare Castaldo che lo butta giù, ma anche in questo caso non arriva il fischio da parte del direttore di gara. È Ragosta invece a essere pericoloso, bravo Berikashvili qui a difendere la porta giallorossa. Siamo nei minuti finali, ancora il Città di Messina che prova con la sventagliata dentro, il pallone finisce fuori verso Ferraù che deve andarci con il destro. Sfiora anche in questo caso il gol del pareggio il Città di Messina. L'ultimo assalto però sarà del Gela qui con Ragosta che disegna una bellissima traiettoria verso Souè che stoppa, va col destro, sfiora soltanto il gol del raddoppio il Gela, ma di lì a poco arriverà anche il triplice fischio da parte di Lovison che manda le due squadre definitivamente negli spogliatoi. Perde per la terza volta consecutiva il Città di Messina che resta a quota 22 punti in classifica, vola invece il Gela al terzo posto a quota 28 in attesa degli altri risultati. Ma così è davvero dura in casa giallorossa. Sarà veramente dura, chiaramente, la stagione di questa città di Messina, ma siamo convinti che potrà sicuramente ancora aggrapparsi al possibile treno della salvezza insieme ad altre squadre siciliane. Infatti, volevo parlare proprio di questo, no? Perché in classifica l'altro Messina invece un po' delude, caro E Emanuele. oggi però è andata bene, insomma, ha fatto questa vittoria che l'ha distaccata un pochettino dalla zona, diciamo, calda. Niente, volevo cogliere anche l'occasione invece per Sì. salutare l'allenatore, adesso chi è che ha preso alla guida il San Cataldo, che è Manuel Milanesio, che è Sì. stato mio compagno di squadra con la Nissa. E ora vedrà, ha fatto già questa partita col Bari, che Sì. volevano loro Beh, la vincere, però partita col Bari è una chiaramente partita che va presa sempre con le con le pinze, pizze. voglio E ora poi dire, deve andare, adesso ne ha un'altra difficile, mi sembra, con la eh. Turris. Sì. Quindi un in bocca al lupo a lui, una grande persona. Speriamo Bene. bene. Vedremo, vedremo cosa succederà. Allora, a questo punto passiamo subito al campionato di eccellenza e lo facciamo con i risultati di questa giornata. Si è giocata la seconda giornata di ritorno, eccolo qui il tabellino del girone A di eccellenza. Mazara, Alba Alcamo 2-2, Mussomeli batte Cus Palermo 2-1, Canicattì batte Parmonval 1-0.
Dattilo Noir batte Nuova Caccomo 1-0, Città di Sant'Agata batte Partinica Audace 4-1, Licata batte Castelbuono 8-0, Castellammare Profavara 2-2 ed infine Geraci batte Marsala 2-0. Una giornata anche questa molto interessante, perché si stanno preparando alcuni scontri diretti di grande qualità a partire dalla prossima settimana, per esempio il Canicattì giocherà una partita difficilissima contro il Città di Sant'Agata. Ma guardiamo la classifica di questo girone A del campionato di eccellenze: Licata in testa con 43 punti, 42 per il Canicattì, 37 per il Città di Sant'Agata, 32 per il Dattilo Noir, 27 per il Mazara con il Parmonval e il Geraci, 23 punti per il Castellammare, 22 l'Alba Alcamo, 21 Mussomeli, 19 Profavara, 17 Marsala, 15 punti Cus Palermo, 10 punti Partinica Audace, 8 punti Nuova Caccamo ed infine chiude la classifica il Castelbuono con 2 punti. Eccolo qua invece il prossimo turno, che si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 20 gennaio, Profavara Alba Alcamo, appunto come ho già anticipato l'incontro Canicattì Città di Sant'Agata, Sport Club Marsala Dattilo Noir, Castellammare Geraci, Partinica Audace Licata, Castelbuono Mazara, Nuova Caccomo Mussomeli ed infine Cus Palermo Parmonval. Sarà veramente una stagione di grande qualità quella che stanno disputando le tre squadre più importanti di questo girone A del campionato di eccellenza: Licata, Canicattì e Città di Sant'Agata. E Eugenio, sarà veramente sino alla fine così? Perché insomma qualcuno dovrà mollare. Certamente in questo momento è un po' attardato il Città di Sant'Agata, che comunque deve anche recuperare una partita. Sì, diciamo, come parlavamo poco fa con Emanuele, il calcio è una ruota che gira, quindi possono capitare momenti sì e momenti no in tutte le squadre, preparate o non preparate, quindi ancora c'è tanto da dire, ancora c'è un intero campionato, si può dire. Quindi... Non si sa come andrà a finire. No, non penso proprio. E non stiamo neanche ancora parlando del girone B, che a sua volta è ancora più ingarbugliato. Secondo me sì? Il Città di Sant'Agata è stato probabilmente quest'anno penalizzato, perché è stato messo nel girone l'altro, sì, che secondo me, e penso lo pensi anche tu, sì, sì, sia un po' più... forte, chiamalo come vuoi, comunque un po' più duro, secondo me tutti, dalla però prima promozione, attenzione, perché nel girone B comunque le squadre che tenteranno di vincere questo girone sono tante, ma veramente tante. Io... comunque è bello così, quando ci sono questi campionati così intensi ci piace, perché si gioca sicuramente sino all'ultimo istante, e sino all'ultimo istante ha giocato soprattutto il Canicattì, che è andato a vincere contro la Parmonval 1-0, ed è stata una partita intensissima, proprio quasi allo scadere è arrivata la vittoria per la squadra di Nicola Terranova, però tra poco sentiremo Terranova in diretta telefonica. Sentiamoci prima però le interviste post gara, e abbiamo Paolo Calafiore, che è l'allenatore della Parmonval. Ma mi dispiace, perché aver preso il gol negli ultimi 3-4 minuti della partita, quando la partita sembrava ormai bloccata sullo 0-0, perché loro non credo abbiano avuto occasioni da rete prima dell'occasione diciamo negli ultimi 3 minuti, tra parentesi è venuta su una palla inattiva. Io mi dispiace l'evento, chiaramente sicuramente li ha aiutati l'espulsione di Giorgio negli ultimi 10 minuti. Non credo che l'espulsione era giusta, perché se era giusta questa, sicuramente era giusta quella del primo tempo, quando D'Angelo con una gomitata ha fatto un fallo lì a metà campo. Quindi loro potevano anche disputare la partita in 10 dopo mezz'ora della partita. Purtroppo è andata così, rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di pensare, ora che mercoledì abbiamo questo recupero col Partinico, che questa è la partita che più ci interessa da vincere, per cercare di raggiungere al più presto quello che ho sempre detto io, la salvezza. È stata una partita molto combattuta a centrocampo, dove ci sono stati parecchi falli, poco gioco, è chiaro che poi
il giocare nell'erba sintetica, dove noi non abbiamo le abitudini del gioco, chiaramente poi un po' sulle gambe siamo stati, ci siamo tirati un po' troppo dietro sul baricentro, però dico, non rischiando assolutamente niente, non credo che prima del gol loro abbiano fatto un qualcosa dove poter dire che meritavano il vantaggio. Sugli esterni non abbiamo lavorato bene, infatti mi sono lamentato di questo già nel primo tempo, ho cambiato infatti Sidoti con Caronia per vedere un pochettino se potesse cambiare un po' la situazione, però devo dire che oggi la mia squadra sarà stata anche un po' il fatto della sosta che abbiamo avuto, dove abbiamo avuto dei carichi di lavoro un pochettino più pesanti, giocare poi in un campo di erba sintetica abbastanza pesante sulle gambe, chiaramente un pochettino a fine partita siamo stati un po' sottotono. La voce del mister della Parmonval, molta delusione, ci può anche stare una sconfitta all'ultimo istante. Dovremmo avere tra qualche istante, anzi secondo me già in linea, il mister del Canicattì, Nicola Terranova. Pronto Nicola? Buonasera, buonasera. Buonasera Nicola. Allora, una vittoria sofferta ma fondamentale per il proseguo sicuramente in questo momento della tua stagione, di questo Canicattì che sicuramente ci ha sorpreso in positivo, ma io non ne avevo dubbi perché insomma so come lavori, so con quanta dedizione insomma puntualmente giorno dopo giorno sei con i tuoi ragazzi. Una vittoria che arriva prima di scontri importantissimi, a cominciare quello di domenica prossima contro il Città di Sant'Agata. Come sarà la prossima settimana per te e per la squadra? Sicuramente è stata una vittoria importante contro un avversario di valore, un avversario che reputo la sorpresa del campionato, un 11 palermitano che non aveva mai perso in casa, avevo subito soltanto due reti al passivo, quindi una vittoria che chiaramente ci consente di lavorare con tranquillità prima di una partita importante come quella del Sant'Agata. Certo, questo Licata che non molla, questo Città di Sant'Agata che è sempre lì, è un campionato forse un po' a tre, oppure pensi che anche il Dattilo Nuvara potrebbe tentare l'aggancio? Io credo di no, però sicuramente è un campionato molto intenso. Per come adesso la classifica, credo che difficilmente il Dattilo si possa inserire. Io ho messo sempre davanti a tutti il Licata e credo che sia ancora oggi la favorita del torneo. È squadra formata da grande individualità, poi c'è Sant'Agata che chiaramente è una squadra molto organizzata, il tecnico è una garanzia per la categoria. E noi siamo lì per guardare un po' la testa alle due. Certo. Poi se riusciamo a tenere il passo perché veramente dura. Chiaro, chiaro. E questo girone lo hai vinto e quindi la tua chiaramente è un'esperienza importante, di grande qualità. Quale potrebbe essere la differenza rispetto a quelli che tu hai vinto precedentemente negli anni? Credo che questo sia negli ultimi 10 anni uno dei tornei più difficili, più diciamo in funzione alle squadre che ci sono. Poi è chiaro che le piazze di Licata e Sant'Agata fanno sempre la differenza. Però se devo fare un po' il paragone col campionato vinto con la Folgore, quello era un campionato molto più livellato verso il basso. Questo invece è un torneo dove ci sono società attrezzate, piazze importanti. È chiaro che probabilmente è un Canicattì, questo Canicattì in un altro torneo avrebbe già vinto il torneo. Sono convinto pure io. Canicattì, ecco, la parola Canicattì mi fa pensare in questo momento ad una società vogliosa, una città che vi segue, tanta voglia di ritornare nel calcio che conta, manca da troppo tempo, dalla famosa e mitica Serie C. Un Canicattì che a questo punto scenderà in campo non soltanto con la vostra squadra, ma con l'intera amministrazione comunale, staff tecnico, staff dirigenziale e pubblico che so che è tantissimo presente anche nel vostro mitico stadio. Voi siete un po' distanti da noi, ma noi la nostra è una società importante, una società formata da 11 dirigenti che sono soci sostenitori. È chiaro che le difficoltà non mancano perché siamo senza stadio, uno stadio fatiscente, sicuramente ricorderete il vecchio Bordonaro. Infatti. E siamo costretti a spostarci
in settimana per gli allenamenti e la domenica per le partite casalinghe. Quindi è una squadra che non gioca mai in casa praticamente. Quindi, però è chiaro che il presidente è una persona ambiziosa, i dirigenti sono delle persone degne della cittadina e quindi cercheranno di portare in atto il nome di Tancredi. Anche perché insomma dopo la discesa dell'Agrigento indubbiamente voi in questo momento rappresentate un po' il fiore all'occhiello dell'intera provincia, quindi una doppia veste che vi permetterà proprio di portare in alto appunto la bella zona della Valle dei Templi. Per chiudere, un pronostico ce lo dai contro la città di Sant'Agata? Chiedo troppo, lo so. Sarà una partita aperta come le faranno da domenica fino alla fine. Chiaro che, ti ripeto, noi giocheremo sempre col coltello fredente perché ci crediamo. Sul punto del campionato vogliamo rimanere lì sopra, vogliamo dare fastidio a tutti fino alla fine. Benissimo, noi siamo convinti che sarà sicuramente un grandissimo spettacolo questo incontro, così come sarà probabilmente l'altra ennesima partita importante che poi andrete ad affrontare a Licata. Grazie a Nicola Terranova, un in bocca grazie, al lupo. Grazie a te, grazie a voi, anche perché mi portate bene ogni qualvolta ci sentiamo. Sono contento, sono contento. Grazie Nicola, in bocca al lupo per buona tutto. Serata. Grazie. Nicola Terranova, allenatore del Canicattì, allenatore giovane, già vincente con altre squadre. Io sono convinto che comunque questo terzetto rimarrà sino alla fine. Che ne pensi, Emanuele? Ci deve credere perché è molto, molto vicino. E ha ragione quando dice che è la stessa cosa che pensavo io, che ti dicevo che il girone è completamente, secondo me, diverso. È un girone forte, lui lo conosce. Ma ormai deve andare avanti. Ora c'ha, a quanto ho capito, due scontri sì, a seguire, importanti. Padre. Quindi se da questi ne esce bene o male, credo, anche con 4 punti penso che ci può credere definitivamente. Anche se però non bisogna mai mettere la parola fine, no, perché comunque il calcio ci riserva sempre delle inaspettate però, situazioni. Però ci deve credere, certo, perché è lì. Parliamo di un punto, perché se non mi sbaglio sì, sono è un punto in questo momento. Eugenio, invece parliamo un pochettino anche dell'Icata, perché insomma dell'Icata ne abbiamo parlato poco, e in testa il grande lavoro di Campanella si vede anche sulla lunga distanza, credo, no? Ma l'Icata, intanto parliamo di una piazza molto importante, con sì, una grande storia, un grande tifo, è una piazza molto calda che impone anche quella posizione, impone anche quel risultato. Una piazza che difficilmente accetta sconfitte, e questo fa tanto, è perché vero, già la piazza mette molta pressione a chi scende in campo. Sperando però che il progetto dell'Icata sia un progetto di lunga durata, no? Perché noi abbiamo vissuto un po' negli anni 90, negli anni 2000, la grande favola dell'Icata sino a certi livelli e poi di nuovo il tracollo, quindi un'altra ennesima risalita, sperando che insomma possa portare bene, no? Questa è una speranza più che altro anche per tutto il calcio siciliano, perché non è solo una cosa per l'Icata, è proprio in generale, che è un peccato spesso che società che creano delle belle realtà che poi diventano meteore. È vero, è vero. Allora voglio riprendere un po' il discorso del Canicattì, perché ho il piacere di avere un dirigente del Canicattì, il vicepresidente del Canicattì, ovvero Fausto Giacchetto, perché voglio capire fino a che punto il progetto Canicattì, non soltanto tecnico ma anche dal punto di vista societario, vuole raggiungere insomma obiettivi di grande qualità. Presidente? Sì. Buonasera, buonasera Fausto Giacchetto. Buonasera direttore. Allora, io sono contento perché a Canicattì c'è questo trend di crescita, abbiamo avuto più volte modo di scambiare qualche battuta e sappiamo benissimo che c'è tanta, ma dico tanta fame di calcio che conta, dico bene? Assolutamente sì, dice benissimo, perché è da qualche anno che... Pronto? Sì, sì, la sento, la sento. Stavo dicendo, è da qualche anno che insomma stiamo cercando di fare delle cose belle, diciamo, dal punto di vista sportivo. Stiamo cercando di riportare il calcio canicattinese agli albori di un tempo, come si dice. Quest'anno su tutti abbiamo cercato di allestire una squadra che, oltre a competere alla pari con le più titolate forse di Cata e Sant'Agata, potesse anche regalare un po' di diciamo di gioco bello, di calcio bello, con
avendo scelto il nostro allenatore Nicola Terranova, che ci sta permettendo, insomma, di fare questo anche, diciamo, questo aspetto, sta curando l'aspetto tecnico, vero, in maniera particolare. E un'altra cosa importante, però, che da due anni vincete il campionato juniores regionale, l'anno scorso addirittura siete arrivati alla fase nazionale in semifinale, la dimostrazione che dietro comunque la prima squadra c'è un settore giovanile che tra l'altro lei segue in prima persona, di grandi prospettive, no? Di giocatori che poi possono venire comodi anche per la prima squadra. Sì, e da due anni, come dice bene lei, abbiamo vinto sia il campionato provinciale che il campionato regionale juniores, e cerchiamo sempre di dare un occhio particolare al nostro settore giovanile. E anche quest'anno abbiamo nella rosa della prima squadra tantissimi giovani che il mister sta facendo crescere insieme a tutto lo staff, e alcuni di questi giocano in pianta stabile nella prima squadra e hanno avuto una crescita importante. Sicuramente saranno utili diciamo, per il futuro del nostro progetto. Questo vuol dire, che si cresce bene, è la strada migliore, la strada più giusta, la strada che vi porterà delle grandissime soddisfazioni. Per chiudere, tutto lo staff vostro societario è compatto indubbiamente per un progetto grosso, importante, chiaramente l'ascesa in Serie D, dove probabilmente credo a quel punto necessitano ulteriori miglioramenti sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista logistico, perché purtroppo quello stadio un po' si zoppica, Sì, su quel punto purtroppo è la nostra nota dolente, come si dice, però già da quest'anno abbiamo individuato come stadio dove poter giocare il vicino campo di Ramanusa, che è un campo in erba sintetica, sì, che insomma si presterebbe bene con qualche adeguamento anche ad un'eventuale diciamo partecipazione ad un campionato superiore. E naturalmente lo strumento campo sportivo, struttura sportiva, è fondamentale per il processo di crescita non solo, diciamo, tecnico ma anche societario, perché se non c'è una società strutturata, organizzata, naturalmente il progetto sportivo non può essere sostenuto. Sono assolutamente d'accordo. Allora, l'ultima battuta per chiudere, la stessa domanda che ho fatto a mister Terranova qualche minuto fa, un pronostico per domenica prossima, lo lanci, ce lo suggerisca. Allora, con il mister, che spero non ascolti in questo momento, io dico: noi giochiamo sempre per vincere, l'importante, per come deve essere inculcata la mentalità, per come noi abbiamo fatto dall'inizio di questo campionato, è dare il massimo giocando per vincere. Poi ci prendiamo quello che viene dal campo senza, con la massima ci piace questa sportività, senza voler essere presuntuosi, però l'atteggiamento deve essere quello di una squadra che, come in tutte le partite precedenti ha fatto, abbia la mentalità vincente. Ci piace questa Poi, mentalità. Naturalmente ci confronteremo contro una squadra fortissima. Assolutamente. E il Sant'Agata, molto attrezzata, una squadra che era attrezzata anche per giocare in Serie B. Quindi, è vero. Voglio dire, sarà dura, ma sarà sicuramente un grande spettacolo di sport. Grazie al vicepresidente del Canicattì, Fausto Giacchetto. Grazie, un bocca al lupo e a presto. Grazie, tanti saluti a tutti i telespettatori e a lei, direttore. Salve. Grazie ancora. E beh, chiaramente all'Icata, lo stesso Sant'Agata, ma soprattutto a Canicattì in questo momento c'è molto fermento. C'è tanto entusiasmo, è giusto che sia così, Ettore, perché queste piazze, io quella piccolissima carriera che hai fatto, ho un derby Nissa, sì, Canicattì un paio di anni fa, insomma, San Cataldese, sì, qualcosa bene o male, quando si gioca in questi paesi fai assolutamente il giocatore. Ma guarda che Alicata nel big match col Canicattì, e credo anche domenica prossima, ma soprattutto Alicata, io credo che almeno ci saranno 5.000 persone per un campionato di eccellenza, è pazzesco, sì, sì. Che ne pensi, Eugenio? Sì, è pazzesco. L'ho provato da calciatore, addirittura comunque sia in un campionato di promozione quando ero a Troina, che il tifo del Troina ci seguiva dappertutto. Certo. Sì, questi paesi sono così, come ha detto bene Emanuele,
fai veramente il calciatore. E sono partite che categoria. Uno vorrebbe giocare, dai, sì, diciamolo sì, pure, sì. Voi che siete calciatori, tu in modo particolare ancora, queste ma lui è stato un grande calciatore. Sono partite, queste sono le partite che non vuoi mancare, no, non vuoi mancare. Tutti vogliono giocare anche con una gamba. Come anche con una gamba, bene. Una nota dolente che sì. Mi dispiace che ho sentito nella telefonata, comunque sia, è un peccato per noi appassionati che c'è sempre e ci sarà sempre, soprattutto qui al sud, in Sicilia, questo problema delle strutture, sì, dei campi, sì. I campi, campi veramente improponibili. È vero, Eugenio, hai detto talenti, una cosa ancora più giusta. Tanti giovani talenti si rompono anche le ginocchia. Sì, alcuni campi sono veramente impraticabili. Dove si girano le caviglie all'improvviso ed è un peccato. Perché è un peccato, veramente condivido. Per chi ama il calcio è terribile. Condivido. Voltiamo pagina perché adesso è il momento di parlare del campionato di eccellenza e lo facciamo con i risultati del girone B. Seconda giornata, oggi si è giocata appunto, si sono giocate molte partite importanti. Guardiamo i risultati, Città di Rosolini batte Camaro 2-1, Marina di Ragusa batte Catania San Pio 3-1, pareggio tra Biancavilla e Giara 0-0, pareggio anche tra Realace e Paternò, vittoria del Santa Croce contro la Ionica per 3-0, Palazzolo vincente 3-0 contro il Terme Vigliatore ed infine vittoria per 2-1 dell'Atletico Catania contro il Milazzo. Ha riposato in questa giornata il Città di Scordia. Guardiamo la classifica perché anche su questa insomma parleremo moltissimo. Marina di Ragusa, Palazzolo e Biancavilla con 32 punti, Camaro 28, 27 per il Milazzo, 25 per il Paternò con il Terme Vigliatore, 24 punti per il Santa Croce, Giarre 21, 19 Città di Scordia, 16 per Catania San Pio X e Atletico Catania, 12 per la Ionica, 11 Città di Rosolini ed infine il Realaci con 5 punti. È veramente anche in questo caso un girone super pieno, nel senso che veramente non sappiamo vabbè, come andrà a finire. Sì. Guardiamo un attimo il tabellino anche del prossimo turno, si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 20 gennaio, Ionica Atletico Catania, Paternò Biancavilla, questo sarà un grande derby, Giarre Città di Rosolini, Camaro Marina di Ragusa, anche questa partita importantissima, Città di Scordia Realaci, San Pio decimo contro il Palazzolo ed infine Santa Croce contro il Terme Vigliatore, riposerà il Milazzo. Allora, iniziamo subito perché voglio sentire il parere dei miei ospiti con delle immagini che riguardano lo scontro Biancavilla-Camaro di qualche settimana fa. Iniziamo con Emanuele, o meglio, da dove iniziamo Emanuele? Perché insomma iniziamo. Questo terzetto incute tanta curiosità ma nello stesso tempo anche molta incertezza. Allora, all'inizio si pensava che Palazzolo e Biancavilla potessero essere gli outsider. E su questo tutti su questo siamo d'accordo. Ci siamo. Dopodiché escono squadre come il Camaro, che è una squadra organizzata. Assolutamente. Poi mi sembra che insieme a loro chi c'era, oltre Palazzolo e Biancavilla? Beh, Camaro, Milazzo con 27 adesso, no? Però poi c'è anche il Paternò, il Terme Vigliatore. C'era un'altra squadra a 32 punti insieme a loro. Palazzolo, Marina di Ragusa e Biancavilla. Marina di Ragusa neopromosso. Neopromosso addirittura, ma anche io ho visto qualche partita l'anno scorso, loro erano in promozione, avevano già una squadra proiettata per fare l'eccellenza. Hanno stravinto tutto, Coppa Italia e anche... Soprattutto in avanti, quindi parliamo di una società campionato. Organizzata che può dare fastidio e a questo punto 32 punti tutti insieme. E vedremo cosa succederà. Sì, io credo che alla fine... per come sono strutturate sempre e comunque Palazzolo e Biancavilla sono quelle che tu le dovrebbero vedi, andare le avanti. Le vedi in sì, questo momento sopra tutti. Sì, ma come anche giocatori in se stesso. Come qualità e come nome. Sì, sì, sì. E attenzione perché... Anche come società, Ettore. È vero. Eugenio, però sottolineiamo anche una cosa importante. L'arrivo di Cesare Sorbo a Ragusa con il Marina di Ragusa ha dato secondo me una svolta anche dal punto di vista di impatto organizzativo a tutte le altre squadre che in questo momento stanno lottando per vincere questo girone. E un dirigente di grande qualità, di grande esperienza, non dimentichiamo i suoi trascorsi appunto col Ragusa, può aiutare a galvanizzare ulteriormente il progetto del Marina di Ragusa che a questo punto è dichiarato, cioè vuole assolutamente la Serie D. Sì, decisamente, perché io sono del parere che prima di tutto, quando ci sono grandi progetti, ci deve essere una grande società organizzata dietro. Questo arrivo è
un'enorme bomba che fa un grande rumore. Fa risonanza. Noi vogliamo dire la nostra, vogliamo fare tanto. Dall'altra parte però arriva Sebi Catania al Palazzolo, due vittorie nette e ritorno in testa, quindi al posto giusto nel momento giusto. Sì, esatto, sì. Diciamo io, lui ha parlato dell'alta classifica, io sono rimasto un attimo di stucco parlando della bassa classifica. Ah, anche quella, è perché vero, io è sono vero. Un po' di parte per gli amici della Ionica, che un po' mi dispiace vederli lì, perché solo organizzazione che hanno dietro, loro hanno una grande organizzazione. Beh, è una società neopromossa, sì. Ci può anche stare un momento in cui devi resettare un po' la mentalità, no? Tanti elementi quadrati, ottimi, che lavorano insieme da tanti anni, è un ottimo settore giovanile. Mi dispiace vederli così in basso. Ma io sono molto fiducioso, invece. Spero veramente che... Allora, io l'anno scorso ero a Fiumefreddo e hanno vinto il campionato. Vengono da una vittoria di campionato, diciamo, facile. Facile, è vero, e magari non si aspettavano questa differenza, perché la differenza tra promozione e eccellenza c'è. Ragazzi, inutile negarla, ci può anche stare. Certo, dispiace, perché però sai, gli aggiustamenti che hanno fatto a dicembre pian pianino daranno i loro frutti, sì, cioè, speriamo. Io credo che c'è qualche innesto che hanno fatto Cardia, importante, per questo qualche giocatore che ha fatto anche categorie più importanti, chissà. Beh, diamogli tempo. Certo, le giornate diventano sempre di meno, però insomma, in questo momento certamente è nella zona play-out, ma c'è, credo, anche dell'ottimismo in società. Voglio essere ottimista, quello sì. Anche perché mister Moschella è uno che non è che molla facilmente, è uno deciso, sia da giocatore ma soprattutto da mister. Un'altra cosa che volevo chiedervi: come possiamo classificare la stagione del Paternò, Emanuele? Perché questo Paternò, insomma, c'è stata un po' di confusione, diciamolo pure, l'arrivo di troppi allenatori, forse anche l'incertezza sull'obiettivo a questo punto della stagione. Paternò è una piazza molto più blasonata rispetto a quel girone, no? Sappiamo benissimo il grande Paternò, sì, di Lobue. Sì, sappiamo, sì, che ovviamente... Beh, non pensiamo al passato, perché sennò usciamo pazzi. No, però per dirti, sì, il tifoso va a vedere appunto questo Paternò e poi magari in testa te la fai questa differenza, no? Sì. E invece devono tutti, secondo me, rientrare in una concezione del fatto che sei in eccellenza e quindi, come hai detto benissimo, togliere quello che è successo e andare avanti. Che rimane sempre bello, che, per carità. Licata, Ciriale e Giarre insegnano. Per carità. Però voglio dire, dico, adesso devi calarti. Secondo, come dici tu, i cambi di allenatore a volte... un po' distolgono da quello che è. Ci sono molti ragazzi che conosco, tra l'altro, o con cui ho anche giocato, quindi mi sembra insomma una classifica, però comunque in ogni caso sono 7 punti. Ancora non è detta l'ultima parola. Ci sono i playoff, ancora c'è tanto. Volendo però 2 punti sopra, Eugenio, c'è questo Milazzo di cui nessuno parla. Però stanno lì, 27 con 32 sono ancora meno, sono 5 punti. Il Milazzo, non vorrei che poi all'ultimo qualche scherzetto in questo girone B di eccellenza può farlo a qualche società. Ripeto, ancora c'è veramente tantissimo. Eccola qua la classifica, grazie a Matteo che ha mandato in onda proprio la schermata. Avete visto, no? C'è questo, a 5 punti dalla vetta. Quindi questo Milazzo con 27, zitto zitto, in silenzio. Sì, ancora c'è tanto campionato, ancora c'è tanto da vedere. Come hai detto bene tu, Ettore, è tutto aperto, è apertissimo questo girone d'eccellenza. Bello da vedere, bello da vivere, beati chi lo vive. Allora, ho 30 secondi per chiudere questo capitolo dell'eccellenza, subito il pronostico, chi lo vince questo girone B? Eugenio. Palazzolo, invece per te Palazzolo? Facciamo Biancavilla. Lo volevo dire io. Vabbè, abbiamo capito che Palazzolo e Biancavilla sono su tutte probabilmente le favorite, ma ci piace perché finalmente stiamo assistendo, e non succedeva da qualche anno, ad un girone B del campionato d'eccellenza molto intenso, le società sono tutte lì, soltanto una squadra, il Real Tirrenia, ha mollato all'inizio. Però per fortuna all'inizio, quindi non ha falsato poi tutte le altre partite. Ci dispiace questa cosa, perché quando una società molla è sempre una cosa molto negativa, però è anche vero che se tutte le società giocano intensamente danno spettacolo al girone stesso.
Va bene, vedremo cosa succederà allora. Ci dobbiamo fermare perché abbiamo il momento della pubblicità, tra poco rientriamo in studio, abbiamo i 4 gironi del campionato di promozione e anche 4 gironi del campionato di prima categoria. A tra poco. Rientrati in studio, amici sportivi siciliani, per quanto riguarda penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, tutte le domeniche in diretta con i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti sul calcio dilettantistico siciliano. È il momento di parlare del campionato di promozione, subito il tabellino dei risultati del girone A, appunto del campionato di promozione, seconda giornata. Abbiamo questi risultati: Villabate Albatros Lercara 1-1, Castel Termini batte Balestrate 3-2, Folgore batte Visborgo Nuovo 4-2, Don Carlo Misilmeri batte Camarat 4-1, Vallelunga batte Gattopardo 2-1, Don Bosco Partinico Monreale 1-1, Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Olimpica Acragas 3-0 ed infine Salemi batte Libertas 2010 2-0. Dai risultati potete subito comprendere che sono due le squadre che in questo momento stanno pilotando in maniera decisa questo girone, anche se il terzo incomodo, Don Carlo Misilmeri, è a ridosso. In testa abbiamo il Salemi con 35 punti, no, questa è una classifica, chiedo scusa, è una classifica sbagliata, quindi la dico a voce, ecco, cortesemente rientri, grazie. Salemi in testa con 41 punti, Oratorio San Ciro e San Giorgio con 39 punti, 38 Don Carlo Misilmeri, 33 il Monreale, 32 il Castel Termini, 29 per l'Olimpica Acragas, 28 per la Folgore, 27 Albatros Lercara, con 24 il Vallelunga, 21 il Balestrate, 19 Don Bosco Partinico, 15 punti per il Villabate, 14 per il Gattopardo, 13 Libertas 2010, chiudono la classifica il Camarat con 12 e il Visborgo Nuovo con 3 punti. La partita più importante di questo girone è stata sicuramente quella tra l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, contro l'Olimpica Acragas, che permette alla squadra a questo punto dell'Oratorio di balzare al secondo posto da solo e un po' mettere in crisi anche la squadra di Falsone, l'Olimpica Acragas. È stata una vittoria secca, 3-0. Guardiamo il servizio. Il Marineo affronta l'Olimpica Acragas per la 17esima giornata del campionato di promozione. Lancia a cercare Montalbano, che sfida l'avversario in velocità e lo salta. Montalbano va a calciare, pallone alto, non di molto. Arena verso Ribaudo, subito allargare per Montalbano. Montalbano, Casella la respinge. Arena in avanti verso Ribaudo. Ribaudo, Lapi a mettere in mezzo da calcio piazzato, salta Lepre e scavalca Casella con un colpo di testa. Alessandro Lepre, nono minuto sul cronometro, il Marineo trova il meritato vantaggio, 1-0 per l'Oratorio. Lepre, punizione per l'Acragas, va a sette case direttamente in porta. Barone non si fa sorprendere. Contropiede marinese col pallone per Ribaudo, che può scatenare tutta la sua velocità. Ribaudo affronta anche Casella. Ribaudo lo salta, Casella lo atterra e ci sarà calcio di punizione e giallo per l'estremo difensore dell'Olimpica Acragas. Montalbano riceve e la rimette in mezzo. Pallone che arriva a Roma, che calcia, salvataggio sulla linea e poi Scarpinato non arriva. Scarpinato la rimette in mezzo dove c'è Lepre, che calcia, Casella la respinge ancora. Lepre, Lepre, tocco di mano di Puccio, ci sarà calcio di rigore, probabilmente anche il rosso per il numero 6 dell'Acragas, anzi no, è giallo, giallo per Puccio. Dai 11 metri parte Ribaudo. Dario Ribaudo sotto l'incrocio, spiazzando Casella. Nei minuti finali del primo tempo il Marineo fa 2-0 con Ribaudo. Fallo laterale battuto direttamente dentro l'area di rigore. Ribaudo va in rovesciata e colpisce il palo.
30 Coste salta molto bene l'avversario. 30 Coste calcia, Casella sta tenendo in vita la sua squadra. Sant'Angelo può entrare in area di rigore, Sant'Angelo calcia, Barone si fa trovare pronto. Sfera recuperata dai giocatori del Marineo, che adesso può ripartire in contropiede con Falsone. Bellissimo il filtrante per Ribaldo. Ribaldo è praticamente lanciato. Ribaldo! Mette il punto esclamativo su questa vittoria. Dario Ribaldo fa 3-0 per il Marineo. Non c'è più tempo. Uno strepitoso Marineo batte l'Olimpica Agragas per 3-0. Un risultato che poteva essere anche più rotondo. La squadra di Mister Pagano conquista la sua 8ª vittoria su 8 disputate allo Ianselmo. Grande prestazione, grande vittoria. Ci sorridiamo, non ce ne vogliono gli amici dell'oratorio San Ciro e San Giorgio, ma guardando quel campo credo che anche i miei amici ospiti avranno pensato: non è possibile. Sì, è un peccato, come diceva, Emanuele. Come diceva prima Eugenio, se vai, non ti dico tanto, se sali un pochettino già dalla Campania in poi sono tutti campi in erba, è pazzesco, rimango esterefatto. Vabbè, pazienza, vedremo che cosa succederà. Chiaramente sarà un proseguo di girone molto interessante, perché appunto le altre squadre, Salemi e anche la Don Carlo Misilmeri, certamente non molleranno facilmente. Passiamo adesso al girone B del campionato di promozione. Abbiamo subito il tabellino per quanto riguarda questa seconda giornata di ritorno. L'Ascari batte Bagheria 2-1. La partita tra Città di Casteldà e Città di Gangi è stata rinviata al 23 di gennaio. Acque Dolcese e Due Torri invece è stata rinviata per impraticabilità di campo. Sant'Angiolese batte Acque Dolci 2-0, Milazzo e Torrenovese 0-0, Altofonte batte Rocca di Caprilione 4-0, Gioiosa Sant'Anna 1-1 ed infine Cefaledium batte Sinagra 1-0. Certamente è un girone che sembrerebbe equilibrato, ma ancora bisogna capire bene fino a che punto l'Acque Dolci può cercare di riagganciare in classifica il primo posto della Cefaledium. Infatti in questo momento la Cefaledium, la squadra di Cefalù, in testa con 41 punti, 38 per l'Acque Dolci, 29 Bagheria con il Milazzo, 28 per la Torrenovese, 27 per il Sant'Anna, 26 per la Sant'Angiolese, 23 punti per il Sinagra, 22 per il Ganci, 21 Acque Dolcese, 20 punti per Rocca di Caprilione, 15 per il Città di Casteldaccia insieme all'Ascari, l'Iniziativa con 15, 11 per l'Altofonte e chiude la classifica il Gioiosa con 9 punti. Per quanto riguarda questo girone B del campionato di promozione, abbiamo il servizio di Paolo Munafò riguardante l'incontro Milazzo-Torrenovese. Pari e patta fra Milazzo e Torrenovese, che chiudono sullo 0-0, un derby tutt'altro che bello, un punto che alla fine accontenta più il rosanero di Alessio Di Marco, che privi di Falanca, Gumina, Pettignano e Letizia Antonino portano a casa un risultato che gli permette di rimanere nei quartieri alti della classifica ad un solo punto proprio dai Mamertini. E sono proprio gli ospiti a provarci dopo 5 minuti con la botta da fuori aria di Truglio, che si stampa sul palo alla destra di Taranto. I rosanero spingono ancora provandoci per altre 3 volte, prima con Daniele Patti che direttamente dalla bandierina costringe Taranto agli straordinari, poi con Lima la cui conclusione col destro trova la pronta risposta di Pergolizzi ed infine con Cannuni che, servito in aria da Patti, manda di testa di poco al lato. Il Milazzo tenta di venire fuori dal guscio e al 43esimo la corte col destro impegna in Ferrera alla parata, ma prima dell'intervallo è nuovamente la Torrenovese a sfiorare la marcatura con il colpo di testa di Cannuni salvato sulla linea di porta da Pergolizzi. Nella ripresa però il Milazzo prova a fare suo il derby e dopo la conclusione su punizione di Calderone, che sfiora il palo alla sinistra del portiere, i rossoblù potrebbero passare al minuto 75. Solo una super parata di Inferrera però nega alla corte la gioia del gol. Poi al 77esimo proteste della Torrenovese per un presunto fallo in area di rigore di Pergolizzi su Cannuni. Il signor Polizzotto di Palermo lascia giocare. Nel finale il Milazzo tenta allora il tutto per tutto, ma anche il tiro dalla bandierina di Aloe trova la pronta risposta di Inferrera. Lo 0-0 finale consegna dunque al Milazzo il quinto pareggio, quarto casalingo in campionato e il punto numero 28 che consente ai Mamertini di rimanere nelle zone alte della classifica, mentre la Torrenovese al suo terzo pari esterno del campionato si porta a quota 27 e rimane proprio in scia al Milazzo.
Dal girone B subito a parlare del girone C del campionato di promozione, è successo un po' di tutto, guardiamo i risultati. AC Catena batte Città di Mascolucia 1-0, Carlentini batte Ciclope Bronte 2-1, Sporting Pedara batte Torre Grotta 5-1, Giardini Naxos AC Sant'Antonio 1-1, Academy San Filippo FC Motta 1-1, Gescal batte Sporting Via Grande 5-2 ed infine Villafranca batte Città di Mister Bianco 4-0. La classifica che chiaramente vede in testa ancora una volta il Pedara con 35 punti, però tutte là dietro, poi 33 la Cicatena, 31 Città di Mascolucia ed AC Sant'Antonio, 28 lo Sporting Taormina, 25 il Carlentini, 22 il Giardini Naxos, 21 per Ciclope Bronte e Villafranca, 16 per il Gescal insieme allo Sporting Via Grande e al Città di Mister Bianco, 14 per l'FC Motta, 13 per l'Academy San Filippo, chiude la classifica il Torre Grotta con 8 punti. Beh, chiaramente questo Sporting Pedara, indubbiamente i numeri parlano dalla sua parte. Guardiamo questo servizio, l'ennesima vittoria abbastanza sonante. Festa goda della 17esima giornata del campionato di promozione siciliana. La capolista del girone C, lo Sporting Pedara di Mister Franceschini, ospitava l'ultima forza della graduatoria, il Torre Grotta di Mister Borelli, che è reduce dalla vittoria vitale per 1-0 sul Città di Mister Bianco al Pietro Gangemi di Torre Grotta nell'ultima uscita firmata Brigandì. Hanno dovuto cedere il passo sul campo dell'AC Sant'Antonio invece i ragazzi di Mister Franceschini, che conducono la classifica a quota 35. Dirigeva l'incontro il signor Valerio Gambacurta della sezione di Enna. Siamo già al film della gara con le immagini di Federico Long, che si apre col tentativo di Rasà al quinto di gioco e si spegne largo. Al decimo risposta dello Sporting Pedara con questo tentativo di Bonaccorsi, che termina facile tra le braccia di Rotella, che si dovrà arrendere però due minuti più tardi al tentativo di Palazzolo, che raccoglie questo cross dal binario mancino e deposita nella porta ormai sguarnita. Vantaggio dello Sporting Pedara, che continua ad attaccare. Al quattordicesimo c'è la punizione dal limite dell'area di rigore di Palazzolo, che sta per sorprendere Rotella, va infatti sul palo del portiere, che aveva fatto il passo dietro la barriera. Si resta sull'1-0, ma al diciannovesimo maturerà il gol del raddoppio per lo Sporting Pedara. Prende ancora una volta troppo facilmente il fondo del campo. È un gioco da ragazzi per Bonaccorsi siglare il gol del raddoppio e fissare l'iniziale vantaggio di Palazzolo. Al ventitresimo punizione dai 20 metri, va Luca sulla barriera, gonfia la rete e cala il tris per lo Sporting Pedara. Non poteva far nulla in questa occasione Rotella. È già 3-0 per lo Sporting Pedara, un Torre Grotta inerme che si arrenderà due minuti più tardi. Ancora a Luca, che sigla la sua doppietta personale con questo preciso diagonale mancino. Primo tempo da incubo per il Torre Grotta, piove sul bagnato per i ragazzi Mister Borelli, allontanato anche il capitano il numero 9 Rasà per proteste al direttore di gara. Prova allora a creare qualcosa in avanti Robertino Brigandì, forse l'ultimo a mollare dei suoi, non riesce però a centrare il bersaglio grosso. Si va così negli spogliatoi sul parziale di 4-0 per lo Sporting Pedara. Si torna in campo con un cambio con Spada, che prende il posto di Alessandro. Non cambia però l'inerzia della gara, ancora una volta prende troppo facilmente il fondo del campo lo Sporting Pedara. Palla a rimorchio per Palazzolo, si coordina col destro e sigla anch'esso la sua doppietta, 5-0, pocherissimo per la formazione locale. Esce Sittineri, entra Merlino tra le fila rosso-blu, anche Antonazzo che prende il posto di Ballarò e abbatte quello di Ferlazzo. Solo nel finale riuscirà a trovare il gol della bandiera la formazione torrese sugli sviluppi di un corner, e infatti Abbate che riesce a metterci lo zampino. C'è forse anche una deviazione di un difensore locale, 5-1 e rete della bandiera rosso-blu. L'ultimo tentativo però ancora una volta di marca locale con questa azione in verticale che libera fino a Chiara, tu per tu Rotella cerca il lobo morbido che si infrange sulla faccia alta della traversa. Non accadrà più nulla al comunale di Via Etnea in Pedara. Sporting Pedara Torre Grotta è già storia e termina per 5-1 in favore dei locali. Eugenio, pensi che a questo punto questo Sporting Pedara possa veramente essere la squadra da battere in questo girone di promozione? In questo momento sì, ma dietro di loro ci sono delle belle realtà calde, molto calde, che
difficilmente mollano punti. Sono d'accordo, sono d'accordo. Qui abbiamo uno dei giocatori che insomma sta tentando di fermare questa ascesa dello Sporting Pedara con la sua bella città di Mascalucia. Però attenzione, perché l'ACI Sant'Antonio sembrerebbe che si sia un po' riorganizzato con qualche nuovo innesto, e poi soprattutto la Cicatena, che vincendo appunto lo scontro contro il città di Mascalucia potrebbe riprendere un po' la corsa. Abbiamo parlato dell'ACI Sant'Antonio, allora guardiamoci questo pareggio con il Giardini Naxos. ACI Sant'Antonio dà i due volti sul campo del Giardini Naxos. Impacciato e abulico nella prima frazione di gioco, molto più deciso e determinato nei secondi 45 minuti con il gol di Salvo Lauria, che dà un punto prezioso alla squadra di Mister Torrise per proseguire il cammino verso le zone nobili della classifica. Fin dai primi minuti di gioco l'ACI Sant'Antonio, che si schiera con il 4-2-3-1, cerca di imprimere una svolta alla manovra con delle conclusioni comunque piuttosto alte dalla distanza. Molto ben organizzato il Giardini Naxos, che impensierisce con un tiro dal limite dell'area. Alessio Culisano prontissimo alla parata. Ancora ACI Sant'Antonio in avanti con un'iniziativa sulla sinistra, un cross in aria, non interviene nessuno, facile preda del portiere di casa. Qui con una rapida ripartenza è il Giardini Naxos che dalla distanza tende alla conclusione comunque piuttosto alta, mentre qui al 38esimo c'è il gol del vantaggio della formazione in maglia bianca, un calcio di punizione degradato dall'arbitro dal limite dell'area, appoggio per il giocatore del Giardini Naxos che mette in rete. Rischia in questa occasione nei minuti successivi l'ACI Sant'Antonio, ma Gulisano riesce a respingere piuttosto bene. Nel secondo tempo Mister Torrisi decide che è giunto il momento di cambiare qualcosa, cambia la catena di sinistra mettendo dentro Gabriele Ragonese e Orazio Borzì, già qui prontissimo. Orazio Borzì, che è partito dalla panchina per un lieve problema fisico, scarica alto, alleggerisce anche il Giardini Naxos, conclusione fuori. Dentro anche Emanuele Merenda al posto di Agostino Gallo, e poi sarà anche il turno di Raffaele Ilardo che prende il posto di Nando Garrasi. Manovra dell'ACI Sant'Antonio che sicuramente viene vivacizzata dall'ingresso di questi calciatori, e formazione di Mister Torrisi che qui trova il gol del pareggio, un'iniziativa da parte di Lardo, pallone che viene ribattuto dalla difesa, prontissimo Salvo Lauria che nel frattempo aveva cambiato posto nello schieramento tattico spostandosi come quarto di centrocampo, e buon Salvo Lauria va a festeggiare con i suoi compagni il gol dell'1-1. Ed è questo il miglior momento della partita per l'ACI Sant'Antonio, che qualche istante dopo addirittura potrebbe trovare anche il gol del 2-1. Orazio Borzì è prepotente sulla fascia destra, scaglia un tiro che si stampa sulla traversa, poteva essere il gol del 2-1, ma ci tenta a cercare il gol della vittoria l'ACI Sant'Antonio. Buona sicuramente la fase conclusiva della squadra in maglia rossa, qui Raffaele Lardo mette di poco fuori, Capitan Merenda ci tenta dalla distanza, para Nilo Ravasco. Ancora Giardini in avanti, ma è velleitario il tentativo della formazione di casa. Minuti finali con l'ACI Sant'Antonio proiettato in avanti alla ricerca della vittoria, e qui Orazio Borzì viene fermato sul filo del fuorigioco da parte del collaboratore di linea. Dunque un buon punto per l'ACI Sant'Antonio, e si guarda al prossimo match casalingo contro il Carlentini. Eugenio, volevi fare un appunto sull'ACI Sant'Antonio? Ti ho sentito poc'anzi fuori diretta. No, volevo aprire una piccola parentesi, volevo fare le mie più grandissime condoglianze a Cristian Barrica, giocatore del Giardini Naxos, che è un amico. Ah. È sempre stato un professionista nei dilettanti, i famosi professionisti nei dilettanti che io amo, che in settimana purtroppo ha perso il papà. Come un vero professionista si è presentato al campo, ha giocato. Oh, che bella cosa gol. Che hai detto. Ha fatto gol portando la sua squadra al pareggio, e gli voglio fare le mie più sentite cose. Allora anche noi di Penalty ci uniamo a questo giovane, non tanto penso, giocatore, no? Quanti anni vecchio ha? Ma giovane perché corre come un ragazzino, sicuramente. È bellissimo vederlo è giocare. Un amante del calcio, sì, quindi sì, è la cosa sì. Più bella, professionista. Voglio parlare adesso della città di Mascalucia, abbiamo anche qualche immagine di contorno, e qui insomma tocca a te, caro Emanuele. Intanto, che cosa è successo con la Cicatena? La Cicatena sappiamo che è una squadra molto cinica. Iemma, secondo me, uno degli allenatori più importanti di
di questo campionato, sa trovare il filo giusto per andare a vincere una partita che magari possibilmente non è che vada al top. È successo proprio quello che hai appena detto. Un'occasione e praticamente abbiamo perso la partita. Ha detto bene il nostro mister Dario Suriano, l'ha detto anche negli spogliatoi a fine primo tempo: il primo che riesce a sbloccare la partita la vince. Oggi ci troviamo con questo rammarico che però non ci fa assolutamente abbassare la testa, anzi, veniamo da 6 vittorie consecutive. Questa è stata la sconfitta che ci ha fermato. Sei vittorie che vi hanno lanciato comunque altissimi in classifica, no? Assolutamente non ci dà, anzi, ancora di più la voglia di rimanere là. Sappiamo che ovviamente è difficile perché il campionato di per sé non è semplice. Ci sono 5 squadre che lottano in questo momento addirittura per vincere il campionato. Perché appunto, praticamente appunto, la distanza dei punti è limitata. Sappiamo che ci sono 2 squadre, se non 3, che sono comunque delle corazzate come i Sant'Antonio, come Taormina, come Petara stesso. A questo punto guardate anche quindi, un po' la griglia dei playoff, però consentimi, no? Non sì, è male pensare anche perché, ad una bella griglia playoff. Sì, sì, la guardiamo perché ci siamo, però Ettore, permettimi. No, beh, è chiaro, uno che gioca... Ci prova, ci proviamo. È giusto. Sì, se lo merita il mister, se lo merita la società, se lo merita anche il direttore Angelo Costa, che noi salutiamo, grande amico di penalty, che è uno che non molla mai, quindi sicuramente non mollerà facilmente l'idea di agganciare un primo posto, indubbiamente. Eugenio, sei d'accordo sul insomma quello che ha detto Emanuele? Cioè, sì. È ancora tutto molto incerto in questo girone. Secondo me Emanuele ha detto una bugia. Ci credono. conosco il loro carattere, anche lui lo conosco come calciatore, come dice lui conosco l'allenatore, la dirigenza, Angelo Costa, ci credono perché hanno l'atteggiamento da vincenti e quello è quello che conta. Assolutamente, sono pienamente d'accordo. In prospettiva playoff, insomma, abbiamo un quadro completo. Anche in prospettiva playout c'è una grande bagarre. Tra l'altro, oggi il pareggio dell'FC Motta contro l'Academy ha ancora di più accorciato questa zona pericolante. Guardiamoci il servizio sulla partita Gescal Sporting Via Grande. Il girone C vedeva il Gescal ospitare lo Sporting Via Grande, entrambe le formazioni appaiate a quota 16 punti in classifica, che hanno aperto il loro 2019 con 2 sconfitte. È stato un rocambolesco 4-3 per i ragazzi di mister Di Maria sul campo del Motta Sant'Anastasia. È stato invece 0-1 al comunale russo di Via Grande per i uomini di mister Manca, che hanno dovuto cedere il passo al Masca Lucia. Dirigeva l'incontro il signor Gaetano Milone nella sezione di Barcellona Pozzo di Cotto, quando possiamo passare a raccontarvi il film della gara, che si apre subito col vantaggio del Gescal al 7° di gioco. Mischia furibonda in aria, risolta da Pasquale Minissale. Il lupo perde il pelo ma non il vizio e porta in vantaggio il Gescal. Aveva fatto uno straordinario intervento Calabretta in una prima occasione, non ha potuto nulla. Poi sul mancino del numero 9 Nero Verde, risposta immediata dall'altro lato del Via Grande al 10° con Sant'Onicido, che colpisce una gran traversa da distanza siderale. Ci riproverà il numero 7 biancazzurro, questa volta il suo destro si spegne flebile alla destra di Maisano. Ancora Via Grande però in avanti al 22°, questa volta è Giuffrida che prova a sfruttare lo scarico di un compagno. Il suo tentativo termina alto sulla trasversale, sale male qui la retroguardia del Gescal, libera Manca tu per tu con Maisano, deviato il suo mancino, si infrange sulla faccia alta della traversa. Ancora Manca questa volta in versione assist, palla dentro per Lopez, atterrato da Mangano, indica il dischetto il direttore di gara Milone. Sarà massima punizione per lo Sporting Via Grande. Alla realizzazione va Mazzamuto, intuisce solamente Maisano, 1-1 al Despar Stadium. Mazzamuto risponde all'iniziale vantaggio di Minissale, Gescal che però si riversa in avanti con questo tentativo aereo di Lopresti, che non riesce a centrare il bersaglio grosso. Ancora Via Grande però in avanti con questo tentativo personale di Sant'Onocito, che semina il panico tra le maglie nero-verdi. Il suo destro però termina largo, termina così anche la prima frazione di gioco. Sul duplice fischio il direttore di gara, 1-1 al vantaggio di Minissale al 7°, ha risposto al 27° dagli 11 metri Mazzamuto, si torna in campo nella ripresa, stessi 22 parti invertite, subito trovato, prova a mettere lo sprint, palla sul sinistro, poi alla fine decide di allargare per Minissale, tenta il destro alla Pinturicchio, aveva cercato il fallo lontano, senza fortuna in questa occasione il numero 9. Dall'altro lato però il Via Grande si rende pericolosissimo dalle parti di Maisano, deve
osservare gli straordinari sul tentativo ravvicinato di Caliò, colpo di reni straordinario del numero uno del Jeskal, che però si dovrà arrendere di lì a poco a questa azione manovrata del Via Grande. Zammini infatti gonfierà la rete della propria porta, anche sfortunata in questa occasione la formazione del presidente Panarello. Questo arachiri della retroguardia nero-verde verrà risolto dal mancino prelibato di Salvo Pappo Trovato. Schema a triangolo da calcio d'angolo, Trovato entra in area e lascia andare il sinistro, trapige Calabretta per la seconda volta, ristabilita ancora una volta la parità del punteggio. Due minuti più tardi, sempre Trovato, questa volta risolve una mischia in area di rigore, sigla la sua doppietta personale e regala il vantaggio al Jeskal, che passa avanti per la seconda volta in questo incontro. La firma del capitano e numero 10 Salvo il Pappo Trovato, che ora è scatenato, porta il pallone avanti, serve ancora dentro dove trova Niseri, che deve solo depositare a porta sguarnita. Che azione travolgente del numero 10, due gol e un assist, ma non sarà Stazio, sempre Trovato che salta un avversario, prova lo scadere, trova Minissale che gonfia la rete per la quinta volta, l'ha ribaltata e ora sta dilagando il Jeskal proprio sul triplice mischio. Doppietta di Minissale che si iscrive a questo esclusivissimo club assieme al compagno di squadra Trovato. Concludiamo il girone di promozione presentando a questo punto il girone D, e lo facciamo con i risultati di questa seconda giornata, risultati un po' a sorpresa, tra poco li scorreremo insieme. Sporting Priolo batte Atletico Scicli 4-0, Megara Augusta batte Caltagirone 1-0, New Pozzallo batte Enna Calcio 1-0, pareggio tra Sporting Eubea e New Modica Ragusa 0-0, Ragusa batte Parrese 4-1, Real Siracusa Belvedere batte Floridia 4-0 ed infine RG batte Don Bosco 2000 2-0. Il risultato a sorpresa, come potete ben vedere, è quello della New Pozzallo, che vince contro l'Enna, e a questo punto la classifica viene rivoluzionata perché balza in testa il Ragusa con 40 punti. Guardiamolo, infatti 40 punti per il Ragusa, 37 per l'Enna Calcio, 33 Real Siracusa Belvedere, 31 per la New Pozzallo, 26 per il Caltagirone, 25 Sporting Priolo, 23 Megara Augusta, 22 per New Modica Ragusa, RG con 20, 19 Sporting Eubea, 17 il Floridia, 16 Atletico Scicli, 10 punti per la Don Bosco 2000, 9 Frigentini, 4 punti per la Barrese. Voltiamo pagina, è il momento adesso di volare verso il campionato di prima categoria, subito il tabellino del girone A, dove in classifica il risultato più importante è quello che insomma arriva da Sciacca, dove l'Unitas Sciacca ha pareggiato 1-1 con il Fulgatore, ma soprattutto il Città di Cinisi vince contro il Colomba Bianca per 5-0. Dico questi due risultati perché sono queste le due squadre che in questo momento, in base ai risultati che sono arrivati appunto in questa giornata, pilotano il girone A del campionato di prima categoria. Guardiamo la classifica, appunto l'Unitas Sciacca in testa con il Città di Cinisi, 25 per il Città di San Vito Lo Capo insieme al Fulgatore, 24 per Palermo Calcio Popolare ed infine anche il Città di Carini con 24 punti. Volto pagina perché adesso parlo del girone D del campionato di prima categoria. E allora a questo punto insomma dobbiamo anche parlare del nostro ospite, no? Guardiamo i risultati della tredicesima giornata, giornata che chiude a questo punto il girone d'andata. Atletico Messina batte Sant'Alessio 2-0, Duilia 81 batte Saponara 2-0, Santa Domenica Vittoria batte San Giorgio 3-1, vittoria della Nike Torino Club contro la Juvelinia per 3-2, vittoria del Promende contro il Città di Calatabiano per 2-1, vittoria del Randazzo 3-0 contro l'Orsa ed infine ennesima vittoria del Valdinisi contro il Zafferana per 3-0. Classifica, e beh, la classifica parla chiaro perché ormai insomma questo Valdinisi a livello nazionale sta sconvolgendo tutti. Tredicesima vittoria su 13 partite, 33 punti in classifica, 25 il Città di Calatabiano, 21 l'Atletico Messina, 18 Zafferana, 15 punti per il Promende, 14 Orsa e Santa Domenica Vittoria, 13 Sant'Alessio e Saponara, 11 Randazzo e Monforte, 9 punti per Juvelinia con il Nike Torino Club ed infine Duilia 81 con 8 punti. Abbiamo delle immagini del Calatabiano e mi sorge spontanea una domanda: che cosa succede, Eugenio? Cioè, siete partiti alla grande, certo.
siete stati un po' costretti ad inseguire anche questo benedetto Valdinisi, però anche dopo questa situazione di aver vissuto una sconfitta pesante contro il Valdinisi, ancora secondo me non vi siete resettati, o sbaglio? Allora, non è un problema di resettaggio, è un problema che va avanti da 2 mesi, da quando ancora noi vincevamo, in senso che dai tempi di Randazzo, che io sto affrontando delle problematiche proprio di assenze, di infortuni. Addirittura? A me sabato avevo 10 assenti. Tra infortuni, problemi lavorativi, problemi personali, io costantemente dai tempi di 5 giornate fa, quindi dalla vittoria a Randazzo, poi la vittoria anche a Sant'Alessio, dove quando vinci i problemi tra virgolette si vedono, si nascondono, io lo stesso non ero felice, perché comunque sia già sentivo c'era odore. Qualcosa che sì, no, perché praticamente stiamo avendo tantissime assenze, tantissimi infortuni. È un campionato difficile come quello di prima categoria, dove chiaramente le rose non sono ampissime. Allora, noi abbiamo fatto invece di contro una rosa molto ampia. Ah. Sì. Però abbiamo l'80% dei nostri giocatori che sono juniores o ex juniores, giocatori giovani, dove i grandi che noi abbiamo preso li abbiamo presi per far crescere questi ragazzi nel migliore dei modi, e quando a te ti vengono a mancare questi grandi pilastri, chiaramente un po' soffri, le assenze maggiormente sono soffri. Difficilmente i ragazzi riescono a dare il 100% costantemente se non gli metti un po' il pepe, chiaro, si devono guadagnare il posto, quindi cosa succede? Ambiziosi per quanto sono, bravi per quanto sono, nel momento in cui vengono a mancare il guadagnarsi il posto in campo, devono crescere a livello... E c'è qualche disattenzione di troppo. Esatto, chiaramente. Tutto questo si risolverà, ovviamente, perché si risolverà, perché non parliamo di una meteora, ma parliamo di un lavoro che si sta facendo molto bene. E questa è la cosa più importante. Valdinisi inizia, ripeto, 3 anni fa molto bene, con una società compatta, e quest'anno loro devono vincere. Noi siamo una società nuova, come si dice, una matricola della categoria, in prospettiva, tutti i ragazzi giovani in prospettiva, e per valorizzare i ragazzi bisogna dare il tempo di esprimersi senza pressioni. È importante, Eugenio, a questo punto anche pensare alla griglia playoff, no? Se giochi per il secondo posto hai qualche chance poi di giocare 2 risultati su 3 per un eventuale playoff, no? Noi ovviamente il Valdinisi ormai non fa più gioco, dai, diciamolo sì, pure. Sì, quello senza ombra di dubbio, perché ripeto, difficilmente anche in base alla caratura delle squadre avversarie perderanno punti, difficilmente. Io ho detto che il Valdinisi dimostrerà veramente di essere una grande squadra se vincerà l'ho detto 3 giornate fa, quindi queste 4-5 partite lo sta dimostrando. Il Valdinisi, quindi, in un campionato di promozione direbbe anche la sua, perché hanno veramente una squadra con elementi di categoria superiore. È vero. Tutti i giocatori che hanno fatto Serie D e che devono vincere. E poi ci piace questo progetto. La loro non vittoria sarebbe un fallimento. Per noi invece diamo tutto il tempo ai ragazzi di crescere. Stiamo, ripeto, insieme al presidente risolvendo le cose, perché è un presidente ambizioso. Ed è ambizioso anche il mister, questo lo dico pure io, perché è giovane e credo che Eugenio, insomma, avrà belle carte da giocarsi quando, insomma, col passare degli anni acquisterà ulteriore esperienza, perché insomma hai finito di giocare qualche anno fa, diciamolo pure. Però ho studiato tanto e studierò tanto, perché l'importante è aggiornarsi. Bravo. Anche ci domani piace lo questa farò cosa. I miei lavori, i miei studi sono aperti sempre a tutti, perché io sono del parere che bisogna confrontarsi. Molti allenatori credono di avere il segreto magico. Non è così, non funziona così, non è così. Più sali di categoria più sai quanto è importante. Emanuele un po' ci sorride, no? Perché insomma i suoi sono ormai 33 gli anni, per cui stai pensando un domani di magari allenare, ecco, contro mia moglie, ma magari di allenare. Okay. No, io volevo dire, sì. Eugenio, se fanno magari un punto, dico, togliere questa scia di vittorie consecutive, che io ancora le detengo. Ah, del Valdinisi parli. Io le detengo, ti ricordi, sì, le 25 vittorie consecutive. Sì, è vero, quindi, è vero. Se è gli vero. Togliete anche un pareggio. Ah, sì, potrebbe starci. Noi lottiamo sempre per vincere. Bravo, io dico bravo, sempre ai ragazzi, l'importante è uscire da vincenti. Sono campo, d'accordo. Che non vuol dire vincere la partita, ma l'atteggiamento. Sono d'accordo. Passo subito al girone del campionato di prima categoria, velocissimamente insomma i risultati e soprattutto la classifica. Sottolineiamo la vittoria del
del Belpasso FC contro la Cibonacorsi 2-0, vittoria del calcio Belpasso 5-1 con il calcio Giarre, Città di Catania, Città di Francofonte 1-1, pareggio tra Leo Soccer e Santa Lucia 1-1, vittoria dell'Anisiana 1-0 contro il Masca Lucia, vittoria enesima del Palagonia 2-0 con il Militello Val di Catania ed infine pareggio tra Russo Sebastiano e Villaggio Sant'Agata. Classifica che vede ancora sempre di più al comando il Palagonia con 32 punti, a seguire l'Anisiana con 29, Russo Sebastiano con 26, Belpasso FC con 24 e poi chiude diciamo il quartetto playoff il Villaggio Sant'Agata con 21 punti. Voglio passare subito al girone E perché voglio farvi vedere anche delle immagini della bella vittoria del Noto contro la Virtus Ispica. Guardiamo chiaramente prima il tabellino dei risultati e la classifica dove appunto ancora una volta sottolineo il fatto che questo Chiaramonte non molla la vetta. Questa è la classifica, Chiaramonte con 29 punti, 28 per il Mazzarone, 27 per il Città di Comiso, il Noto con 24 punti e poi a seguire Persigli con 18, Virtus Ispica con 17 insieme al Porto Palo e al Ferla, il Città di Canicattini con 16, 14 Pro Ragusa, 13 anzi insieme alla Sanconitana, 13 punti il Calcio Apola, 9 punti Rinascita Retina ed infine il Vizzini con 5 punti. Abbiamo delle immagini che insomma ci fanno capire come il Noto ancora una volta in casa è veramente un rullo compressore, ennesima vittoria 2-0 contro la Virtus Ispica. Queste sono le immagini realizzate da Alessandro Bellanic proprio anche in esclusiva per Penalty. Ragazzi, il Noto, il Noto è leggenda, Emanuele, non possiamo pensare che il Noto debba rimanere in prima categoria, certamente è un po' lontano dalla vetta, nel rispetto delle categorie, delle altre, certo. Le altre non esiste che una società come Noto debba rimanere in prima categoria. Anche perché, insomma, blasone, sì. Credo anche entourage commerciale della realtà, no? Il paese è Noto. Mi sembra molto, molto, molto strano che non si siano, diciamo, ripresi subito. Dopo aver mollato la Serie D, chiaramente insomma un po' si soffre. Matteo, cortesemente continuiamo ancora con delle immagini perché la vittoria è stata molto netta, grazie, è stata molto netta da parte della squadra del Noto, a dimostrazione che hanno creato veramente una squadra che sicuramente darà filo da torcere a una squadra come il Chiaramonte, il Mazzarone e anche questo Città di Comiso che in fatto di blasone non scherza neanche, Eugenio, no? Insomma, Comiso ha fatto la Serie D per tantissimi anni, pertanto questo girone del Ragusano, del Siracusano è pieno zeppo di società storiche. Esatto, di grandi nomi, ma alla base c'è sempre quello di cui parlavamo poco fa, che è un gran peccato. Se una squadra deve fare bene ci vuole la società, l'organizzazione dietro. Purtroppo grandi società le pagano queste cose, grandi città, anche grandi paesi. Noto forse ha sofferto più del solito il fatto di avere perso la Serie D, sì. Di avere pensato forse di stabilizzarsi in quella categoria. Quello che hai detto un po' tu e quello che diceva prima il presidente e l'allenatore del Canicattì. I progetti, se tu riesci a non spendere, tra virgolette, che poi parliamo sempre di rimborsi, tutto quello che vuoi, sappiamo benissimo. E riesci a creare un settore giovanile dove puoi portare 5, 6, 7, il Canicattì, sta vivendo questo, certo. Secondo me riesci poi a mantenere bene o male un progetto e la categoria. Il problema è poi mantenerlo, eh? Esatto, diversamente poi sei costretto, per mantenere la categoria, cercare ovviamente gente di categoria. È vero. È tutto. Voglio sentire i giocatori del Noto, sentiremo anche mister Bonarrivo, allenatore della stessa squadra siracusana. E la cosa più importante è che ci credono. Sentiamo il servizio di Alessandro Bellanic. Sì, un grande Noto e diciamo sì, un grande debutto. Ho giocato gli ultimi 15 minuti perché sono stato comunque infortunato un mese e mezzo e sono rientrato dopo un mese e mezzo, diciamo, abbastanza bene. Penso che ci siamo meritati 3 punti perché abbiamo giocato meglio sia al primo tempo sia al secondo tempo e siamo andati sui 24 punti se non mi sbaglio e siamo rimasti là sopra.
con 24 punti siamo là sopra e ci crediamo tutti. Dovevamo dare una svolta alla classifica ed è arrivata questa bellissima vittoria. Dobbiamo crederci, è il nostro obiettivo non vincere, ma almeno arrivare nei primi due. Io mi auguro che queste situazioni che si stanno ripetendo nelle ultime tre settimane possano durare un po' di più nel tempo, quindi mi auguro che continueremo a fare bene. Ma intanto noi pensiamo a fare una buona settimana di lavoro da lunedì e poi gradualmente ci avvicineremo alla partita di sabato. No, l'importante è arrivare per i primi due. No, beh, ci sorridiamo, ci mancherebbe. È chiaro che è una posizione di playoff importante, un secondo posto ti porta sicuramente una buona possibilità di giocarti playoff con più risultati dalla tua parte, certo. No? Che dici, Emanuele? Sì, sono d'accordo, anche se a volte, sai, forse preparare una partita quando non hai il doppio risultato è anche meglio, cioè se devi andare a vincere. È chiaro che stiamo parlando del Noto, però in testa in questo momento c'è il Chiaramonte, c'è anche il Mazzarone, c'è il Città di Comiso. Pertanto, voglio dire, in questo momento il Noto deve ancora pensare di guadagnare più possibilità andando a giocarsi anche partite di una certa qualità, quindi vedremo cosa succederà. Allora, siamo nella parte finale, resettiamo sui nostri ospiti, così li congediamo e li salutiamo. Iniziamo da Emanuele Garozzo. Emanuele Garozzo è un nome abbastanza importante nel calcio dilettantistico siciliano, soprattutto per la provincia di Catania e non solo. Il fatto di ritrovarti all'interno di un progetto un po' giovane della città di Mascalucia, insomma, un po' mi ha spiazzato quest'anno. Come mai? C'è un progetto molto coinvolgente? Sì, allora vengo dall'anno scorso, che tu sai, problematico da Fiume Freddo. Lo sappiamo. Ti ripeto, non so l'anno scorso. Apro una parentesi per salutare Fiume Freddo, che è casa mia. Certo. E dispiace tantissimo quello che è capitato, perché non c'è più calcio, purtroppo. Società disintegrata. Praticamente. Spesso succede nel calcio dilettantistico. Sì, abbiamo lottato fino all'anno scorso per cercare di salvare la categoria. Ma non c'erano i presupposti minimi? Purtroppo no. Ti devo dire la verità, parlando con il direttore e con i presidenti, che volevano da tanti anni già che io andassi a Mascalucia, ho accettato perché ho visto tanto entusiasmo. Il fatto di avere un'età, come tutti dicono, non è, a volte ti dà anche carica, no? Magari sì. Vedi il ragazzino che magari allora tu ci corri ancora di certo, più. Certo, certo. Però c'è una grande realtà, c'è il insomma, fatto sei contento? Sono... Sì, io sono... E questa è la cosa più importante. Io sono felicissimo di aver trovato una società impiantata bene, un gruppo di ragazzi eccezionali, un mister che come Eugenio sta lavorando. Giovane. Tra l'altro è entrato in corsa. Alla grande. Sì. Con l'aiuto del nostro direttore, quindi è un mix di esperienza, di gente che magari ha vinto qualcosina e di gente che ancora deve vincere, messa tutta a disposizione per chi è che fa sacrifici per noi. Vi serviranno queste cose, vi serviranno, sono contento. E sono contento anche del percorso comunque anche di Eugenio, perché giovanissimo, chiaramente... Insomma, si ritrova all'interno di un progetto come quello della città di Calatabbiano, che è un po' tortuoso, perché insomma in questo caso si sta scontrando contro la realtà del Valdinisi, però è anche vero che i risultati pian pianino secondo me ritorneranno, perché c'è dedizione, convinzione e determinazione. Dedizione, sacrificio, dedizione al lavoro, per come sono fatto io, per me è fondamentale il lavoro. Sì, ci stiamo scontrando contro la realtà Valdinisi, ma siamo molto consapevoli della nostra forza e delle basi che stiamo mettendo. È vero. Non saranno quattro risultati di certo. Ah, chiaro, sono d'accordo. La perseveranza, io sono di questo parere, la perseveranza porta sempre tutto quello che vuoi nella tua vita. Benissimo, allora salutiamo Eugenio Luvito della città di Calatabbiano, in bocca al lupo per il proseguo tutti, della grazie. Stagione. Grazie. Salutiamo anche Emanuele Garozzo, città di Mascalucia. Una buona salutimi serata. Tantissimo, insomma, tutto il vostro team, perché li conosco da troppo tempo e sono contento che il loro percorso in questo momento è positivo. E a questo punto noi ci congediamo da voi, come al solito adesso tra pochissimo partirà anche la rubrica I campioni di penalty, come ho anticipato proprio in apertura, questa settimana regaliamo a tutti gli sportivi siciliani la storia di Lothar Matthäus, che è stato secondo me uno dei più grandi centrocampisti di tutti i tempi,
vittorioso con la sua Germania, ma vittorioso anche con l'Inter in una stagione importantissima, la stagione dei record, mi ricordo, ed eravamo negli anni 80, fine anni 80, primi anni 90. Come al solito ringraziamo tutto lo staff tecnico coordinato da Giuseppe Giuffrida, coordinato anche in questo caso dal nostro regista Matteo Marino, il mixer audio di Roberto Di Marco, la collaborazione tecnica anche di Carmelo Sant'Angelo, e un ringraziamento particolare anche naturalmente a Mirko Leonardi di Prima TV. Voglio ricordare che questa trasmissione la potete vedere sia su Facebook in versione on demand nel profilo Tortorici Ettore, la potrete anche rivedere in replica lunedì sera a partire dalle 23:30 sempre sul canale 78 di Gold 78, e se per caso volete rivedere ennesimamente questa trasmissione c'è la possibilità sintonizzandovi sul canale 114 per tutti gli amici della Costa Ionica di Persona TV. Grazie a tutti, vi lascio con i campioni di penalty, vi lascio con Lothar Matthäus e noi ci vedremo naturalmente settimana prossima a partire dalle 18:30 sempre su Gold 78.